La caletta rocciosa di Porto Migiano, con la sua bellezza amena, impreziosisce il litorale di Santa Cesarea Terme. Il suo fondale sabbioso e la caratteristica conformazione rendono Porto Migiano tra i luoghi più belli della balneazione pugliese, ogni anno meta di migliaia di vacanzieri. Lo scorcio è caratterizzato dalla presenza dell'omonima Torre d'Allerta, pertinenza dell'antica contea di Castro. L'architettura militaresca risalta ancora nella sua possente struttura, scandita dalle ampie caditoie e dalle feritoie posizionate in cima. A Porto Migiano fanno scalo diverse imbarcazioni turistiche, utili per scoprire il vasto patrimonio costiero di Santa Cesarea Terme, rientrante nel parco naturale regionale Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase. Lungo la costa frastagliata e impervia è possibile ammirare la presenza di numerosi anfratti, come suggerisce la bellezza romantica di località Gli Archi, tratto suggestivo per la ripida falesia che delimita il litorale. Durante il percorso si possono incontrare le grotte più caratteristiche del patrimonio paesaggistico di Santa Cesarea Terme, come la Grotta di Malepasso, Grotta del Ciolaro, Grotta delle Ancore e Grotta delle Rose di Mare. Le grotte sono di interesse archeologico, testimonianza dell'antica presenza umana nel territorio basso salentino. Per la loro importanza storica ricordiamo i siti di Carlo Cosma e Ignazio Spagnolo, luoghi in cui si conservano diversi materiali ceramici di età micenea. L'immenso patrimonio paesaggistico è arricchito dalla presenza di sorgenti di acqua dolce, che affiorano soprattutto in corrispondenza delle cavità. L'azzurro del mare sfuma nel verde della macchia mediterranea, sotto le cui fronde ombrose si può godere della frescura dei pini d'Aleppo, alberi che crescono floridi nel Parco Belvedere e nel Parco Robinson, siti lungo i declivi ombrosi di Santa Cesarea Terme. Il Parco Robinson è un'area attrezzata comunale recentemente riqualificata. Durante il periodo estivo sono ospitati diversi concerti e manifestazioni ludiche e culturali. La pineta è dotata anche di punti ristoro in cui è possibile rilassarsi, al cospetto di un suggestivo panorama che si allarga sull'azzurro mare di Santa Cesarea Terme.